Intanto di aver visto il terzo millennio, di essere stati a cavallo tra due millenni, non tra due secoli soltanto, e per giunta abbiamo visto anche questa dimissione papale, che è una cosa che non si verificava da oltre 600 anni, salvo dai tempi di Celestino V. No, Celestino fu nel 1241, credo, poi nel 1400 ci fu l'ultimo, e da allora, insomma, mi pare che non ci fossero state altre dimissioni, no? Ora sta cosa do papa, tu ti immagini, salvo, se ci fosse un cardinale falsaperla. Tra i tanti cardinali papabili, non lo che so, si chiamano papabili, c'è un cardinale falsaperla, secondo te? Un monsignore? Nella tua storia sì. Sicuramente sì. Ora voi immaginate, visto che abbiamo sta scacione con papa si dimette, perché non è che poi ora chissà quando succederà di nuovo, no? La barzelletta giustamente ci sta, perché uno può immaginare appunto un cardinale falsaperla che diventa papa. Papa Saro I. Giusto, perché mi pare che Papa Sare non ce n'è stato mai, no, giusto? No, no. E temo quindi che sarebbe ne il primo. E Papa Saro I. Che non ce ne saranno. Bello, eh? Sì. Ora tu immagini questo Papa che un giorno, mentre era a Castel Gandolfo, la sua residenza fuori ovviamente dal Vaticano, giusto, va a tornare, salvo, perché eletto nuovo Papa, ancora doveva firmare dei documenti, no? Per cui ci ha onorato un giorno di ferie all'autista, perché il Papa era a Castel Gandolfo e cercavano un autista per pigliare il Papa. E cercare qua e cercare là, erano tutti impignati, chi non c'è, chi è in ferie, l'autista è in malattia. Cioè, ora a cui ci mandiamo? Giusto, passava da lì un ragazzo, un catanese. In questo caso gli dobbiamo cambiare il nome. E certo, perché se il perché Papa, se il Papa è Papa Saro, hai chiesto la mai chiamare con un altro nome tipico. Sì. Catanese, siciliano, che ne so, Crisafulli ti piace? Va bene, Crisafulli mi piace, che ti devo dire, sì. Un nome? Sebastiano, Orazio, come da fare? Iano Crisafulli, Arazio, mi piace. Iano con la J, sì. Iano Crisafulli, sì. Che facevo cammariera al Vaticano, no? C'è un bar, ci sono a Orso Camurri, io stavo a vassoio, un demano, stavo passando, dice tu, lo fermavo un cardinale, dice tu, vieni a casa, dice come ti chiami? Dice io, Iano Crisafulli, dice che c'è, vieni a casa, dice che lavoro fai? Io faccio cameriere, porto qua il cappuccino, il brioche, no, ci viene a casa, sta divisa buona, perché ce l'aveva divisa da cameriere, ci mette una bella cravatta, ci piglia la macchina, la papa mobile, e vuoi piglio papa a Castel Gandolfo. E Luca Russo dice, scusi, eminenza, dice, non è per male, dice, ma ci va patente all'aio, ma una cosa è che vuoi pigliare mezzita qua la macchina, una cosa che piglia la papa mobile, sa? Salvo, la papa mobile non è una macchina normale. Si chiama papa mobile. È la macchina del papa, no? Ma soprattutto il passeggero era importante. Oh papa! Dice, non è che insomma, cioè, tu non ti preoccupare, basta che cammini tranquillo, ricordati che è un papa, mi raccomando, non fare sghigliatine di ruote, cose, mi raccomando. Basta, chi si piglia sta macchina, arriva a Castel Gandolfo, salvo, ci stesi 20 minuti, come scende il papa, si assettava terrere, papa Saro I. Sì. Ci resta avanti, giovanotto, aiutate che stasera è una briscola in cinque, per cui amo a tornare, va bene? Perché non Papa Saro I... è possibile che il Papa fa la briscola in cinque. Salvo, se sale, se sale Papa Saro I, istituirà la briscola in cinque come gioco papale, va bene, di quello ufficiale, va giusto? Va bene, cioè, poi aiutamoli, perché poi ha altre cose che fare, dice, sì, santità, sì, ci mancassi, questo ci mise prima e camminava, salvo, a 5 chilometri orari. Ci stesi 27 minuti per nascere dalla residenza di Castel Gandolfo. Un papa saltato terreno con le ava, diceva, ma che mi mannano, un cretino. Giovanotto, dice dopo le ava, andava a spazio, giovanotto, scusa, ci fai una cosa. Ci mette a cilla la seconda, perché l'avevo, no? Una volta che ci mette, non è che potevamo arrivare a Roma a prima, gioia, giusto? Le marce ci sono, c'è la seconda, metti cilla, no? C'è poi sotto a matta, magari, da buttare ciatezza. Insomma, vedi un pochettino di accelerare, perché ti resta che mi tornare. Sì, santità, sì. Chi sto comunisce da residenza, salvo, catezza, faceva 14,5 km orari precisi. Sì. Uso passavano i cristiani a pere. O papa, no. Uso passavano a pere. Mi fa ridere questa cosa, questa. O papa, certo punto, talmente piano. Non ne porti più, non ne porti più, ci sei giovanotto. Ma insomma, ti resta che non mi aiutare. Insomma, muovete, no, accelera, sì, santità, no, io mi preoccupo, non ti preoccupare. Vai tranquillo. Basta, salvo questo sulla tangenziale, raccorda l'orario, insomma, camminava a 37, 38. O papa, a un certo punto, non ne porti più, ci sei giovanotto. Accosta, fammi sta cortesia, accosta. Uffici accostare, cioè fai una cosa, hai chiara terrere. Come? Hai chiara terrere, la porto io la macchina, perché salvo.
Papa Saro Primo, che fa? Non stavo a portare la macchina, ma che fa? Stiamo scherzando? Un Papa moderno sarà, no? Sarà un Papa moderno. Basta, vieni a saltare, tenere, c'è tu, tranquillo, se può fumare, fuma. Magari, no? Se può fumare, fuma, tranquillo, ci penso io, se lo va la papalina, un cappelluzzo, papa, un miso andò a sedere lì vicino, rapivo finestrino, salvo, razzo di fuora, o mangia nastra a tutto volume, perché io non c'avevo CD, o mangia nastra, aveva la macchina, la papa mobile, un nastro che non esistono di Gigi D'Alessio a tutto volume, sghiddata di rode che prima gli è patta a tavoletta, prima, seconda, terza, quarta, quinta, la papa mobile pareva a batta mobile, no a papa mobile, stava volando. Ah, oh, salvo, improvvisamente passa davanti ad una macchina dei carabinieri che era messa là in sosta con l'autovelox, la macchina faceva 225, ci segnavano dall'autovelox, giustamente un maresciallo dei carabinieri ci ha puntato, presto lanciamoci all'inseguimento di quell'auto, giustamente battendo all'inseguimento della macchina, salvo, non si capiva se era papa mobile o no, ma si capiva che era una macchina importante, no? Una macchina con qualche personaggio dentro di una certa caratura, di un certo peso. Per cui come la fecero accostare, un maresciallo ci resta all'appuntato, ci ha appuntato. Cioè, ora mi raccomando, carabinieri fino alla fine, ci mi raccomando, chiunque sia, perché la macchina mi pare una macchina importante, chiunque sia, che sia un sindaco di Roma, che sia un assessore, un ministro, ma magari un presidente della Repubblica, lei a tornare a cacco a verbale perché stavano camminando a 225, quindi non voglio sentire scaccioni, eh? Ci ma sa, Piero ministro, non mi interessa, chiunque sia, magari che fosse il presidente della Repubblica, voglio verbale. Basta, l'ha puntato Patti, c'è l'ordine maresciallo, arriva davanti all'auto del Papa, giustamente salvo la scena qual era, chi sta arrivavo e viste che c'era uno assettato da re rimiso da sta maniera appoggiato ca MS andava a occa perché aveva MS, giusto? Che stava fumando. Io papa assettato davanti, chiesto dalle occa, dalle occa, scusate un attimo, se non do maresciallo, dice maresciallo, che c'è? Cioè, non ce la potevamo fare la contravenzione. Ma allora, cioè, ma con che cosa ho detto? Scusa, ci resta che chiunque sia, anche se fosse il presidente della Repubblica, c'ha a fare la multa. No, dice maresciallo, non ce la potevamo fare. Cioè, ma perché qui? Ma chi è? Un sindaco di Roma per davvero? Ce la potremmo fare? No, no, che sai? Che sai do sindaco di Roma? Cioè, ma chi è? Qualche ministro? Cioè, no, 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 che sai? Che sai di un ministro? Cioè, ma chi è per davvero il presidente della Repubblica? Cioè, maresciallo, io qui è, non saccio, saccio solo che è più autista e avo papa!